buongiorno e bentornati anche oggi con questo nuovo video. Oggi vi porterò in bici con me e andiamo avanti con le puntate del ciclismo. Visto che l'altra volta, nell'altro video, vi ho parlato del vestiario e della bicicletta, oggi vediamo come essere impostati in bicicletta e quanti chilometri si riescono a fare iniziando ad andare in bici come prima esperienza. Non bisogna andare forte, comunque vi spiegherò dopo. Adesso mi cambio, intanto mi sono preparato panino, acqua e come sempre per me un dolcetto mentre pedalo per integrare, visto che sono le 10:20, ci facciamo un bel giretto mattutino, magari non troppo lungo e ci vediamo dopo. Allora, prima di partire gonfiamo sempre le gomme, controlliamo sempre la catena che ci sia sopra olio, ogni tanto l'olio andrebbe aggiunto ogni 1000 km oppure alla fine di ogni lavaggio, una volta ogni tanto bisogna lavarla per sgrassarla dallo sporco che si raccoglie andando su strada. Gonfiamo le ruote, se volete potete mettere un Garmin o qualche computerino che vi calcoli la potenza, i watt, chilometri, l'ora, eccetera. E dopo andiamo a cambiarci. Oggi mi vedrete con un altro abbigliamento perché in queste giornate sta facendo molto caldo, con dei calzini magari un po' più leggeri, dei gambali che si possono mettere o tutta gamba o a tre quarti, sempre il solito scaldacollo più un paravento, i guanti leggeri, il casco, usiamo sempre una maglia termica lunga perché siamo in una stagione primaverile, delle braghette corte che vanno messe sopra ai gambali e una maglietta. Se vi ricordate, l'altra maglia era molto più pesante, questa è tipo simile però un po' più leggera e un po' più filtrante anche dall'aria, quindi mettiamo questa maglia termica per ripararci un po' dal freddo. Comunque adesso mi cambio e vi faccio vedere. Ok, eccomi cambiato, questo è il risultato. Ho attaccato anche la GoPro e il Garmin, mascherina. Ok, e siamo pronti per partire, così vi racconto un po' come iniziare ad andare in bici con calma. Allora, adesso iniziamo la salita. Quando iniziate la salita andate sempre agili col vostro passo e non abbiate la foga di accelerare perché la gamba non l'avete. Quindi andiamo su agili, circa 90 pedalate al minuto, 95. Le mani le teniamo, quando facciamo le salite possiamo tenere direttamente sul manubrio oppure nella parte in cima dove c'è il cambio e i freni. Ci possiamo tipo aggrappare e dare tipo della potenza sui pedali, così da essere ben coordinati. Adesso facciamo questa salita di 3-4 km, 3 km mi pare. Abbiamo anche una giornatina molto brutta, però speriamo di non prendere l'acqua e pensiamo alla nostra salita, sempre in agilità, eh. Abbiamo anche del vento, tanto per cambiare. No. Ho perso anche la merendina, a posto. Iniziamo proprio bene stamattina. Adesso buttiamo giù un dente nei pignoni dietro e ci alziamo sui pedali, ci sentiamo che facciamo un po' di fatica, giusto per alleggerire la coscia e il polpaccio. Facciamo sbattere un po' di acido lattico, ritiriamo sul dente e riniziamo ad andare agili. Ok, adesso che stiamo arrivando quasi sul piano, buttiamo sempre giù un dente, ci alziamo sui pedali e raggiungiamo il piano dove andremo a buttare giù altri denti, cioè del cambio dietro, e cerchiamo di iniziare il piano non a tutta velocità, ma cerchiamo di prendere come inizio i 25-30 km orari da principianti. Io adesso metto la corona più grande davanti, avendo un po' più di chilometri, i 4 anni che vado in bici, 5, iniziamo a fare il piano. Le mani possiamo tenerle o sulla parte sotto del manubrio dove c'è la curvatura per essere comodi e più aerodinamici, oppure le possiamo tenere in alto come abbiamo fatto la salita, tra il freno e il cambio. Restiamo un po' accucciati per tagliare l'aria e andiamo sempre in agilità. Quando c'è il vento cercate di non spingere forte forte, se no 50 km è come se ne aveste fatti 100, fate una fatica pazzesca. Allora adesso sto salendo un po' la strada, iniziamo a tirare sui denti per andare sempre in agilità. Ok, adesso avremo una discesa lunga, abbastanza lunga, quindi andiamo a metterci la ventina per ripararci dal freddo, soprattutto dall'aria. E potete farlo o mentre pedalate in piano o vi fermate e vi mettete la mantellina. Okay.
Ok, ci fermiamo da una parte che non ci investano, mettiamo la nostra mantellina, iniziamo la discesa. Mi raccomando, quando si fa la discesa, mani sotto, così almeno quando scivolate non scappate dal manubrio in questa maniera qua, ma siete ben saldati al manubrio. Siete anche più comodi a raggiungere i freni quando dovete frenare. Ora facciamo la discesa. Finita la discesa, ci ritogliamo la mantellina e la rimettiamo a posto nella tasca posteriore. Mi raccomando, andiamo sempre in agilità per iniziare a formare i muscoli per dopo iniziare a lavorare. Quindi faremo circa 1500-2000 km per abituare le gambe. Possibilmente sarebbe meglio in pianura, così c'è un lavoro migliore. Pianura non si fa tanta fatica come fare discese, salite, pianure, falsi piani, e lì potete abituarvi a tenere il vostro ritmo, capire la vostra massima velocità in agilità, da non iniziare a saltellare sulla sella. Ogni tanto iniziate a bere per integrare, ogni 10 minuti circa, e soprattutto mangiate per integrare, possibilmente carboidrati come un panino con salame, con la Nutella eccetera, un po' per volta, per cercare di non arrivare a una crisi di fame. Ok, adesso iniziamo la discesa, mani sempre sotto il manubrio, possiamo mettere davanti la colonna più grande con la facciale discesa. Io in questo momento a 52. Ok, eccoci qua. Come avete visto, questa è stata l'ultima clip che sono riuscito a registrare mentre andavamo in bici. Questo è successo perché la mia GoPro con cui sto registrando ora, quel giorno lì, si è spenta da sola. Non so se magari è l'aria fredda che è andata a impatto con la GoPro, però quel giorno lì è stata l'ultima clip. Allora, visto che è stata l'ultima clip, volevo spiegarvi anche come affrontare le curve, visto che stiamo parlando di posizione, di pedalata. Come quando si inizia bisogna pedalare agili, bisogna pedalare sul piano, fare 1000-1500 km e sempre in agilità, e passiamo alle impostazioni delle curve. Allora, le impostazioni delle curve vanno fatte sempre con le mani sotto dove c'è la parte concava del manubrio, diciamo, da tenersi, così almeno quando dovete frenare, bloccarvi piuttosto che scivolare, che vi scivolano le mani, voi avete le mani ben salde sul manubrio. E o beccate anche una buca se provate quelle bici da corsa che non sono ammortizzate, quando prendete un colpo la mano vi scivola subito se la tenete sopra. Invece se la teniamo sopra non succede niente. Allora, come impostare una curva? Se noi facciamo una curva da destra verso sinistra, in questo caso dobbiamo prendere la curva a estrema destra, diciamo quasi sul bordo, e tagliarla, che è anche brutto diciamo tagliarla, ma assecondare la curva un po', non proprio sulla riga bianca ma quasi, e uscire larghi per ritornare sul bordo della strada, della corsia insomma. E questa è la miglior cosa quando si effettuano le curve. Dopo ci sono i suoi pro e i suoi contro. I pro sarebbero che c'è maggior velocità, si ha maggiore sicurezza, si riesce a impostare una curva veramente perfetta e uscire molto più veloci dalle curve e anche in entrata. Però se come noi nelle strade di montagna, adesso che ci sono i sassolini, i pollini, è sporca, passano i trattori, i camion e quello che sia, ovviamente sulla curva che sia in centro della corsia o sulla destra della corsia, la curva deve essere frequentata, effettuata con molta cautela, sempre nella stessa maniera. Certo, se abbiamo sull'estrema destra e in centro della corsia abbiamo tanta terra, ovviamente, o sassolini o quello che sia, non bisogna farla a tutta velocità. Impostarla, se possibile, solo sulla parte asfaltata, tagliando verso la riga bianca della centro carreggiata, e uscire nella parte dove c'è sempre l'asfalto e non dove c'è la terra. In quel momento lì passate da asfalto, terra, asfalto, asfalto, terra, asfalto, così almeno siete sicuri, senza darli sotto di manubrio, state sempre ben saldi al volante e con cautela usate un attimo i freni, da non ritrovarvi a frenare in curva sulla terra, perché lì allora cadete e andate a schiantarvi contro il muro o l'erba o quello che sia. Quindi questa è la miglior impostazione di curva che si possa fare. Dopo certo, l'estate le strade sono pulite, potete prenderle come vi ho detto prima, estrema corsia, assecondate la curva sulla riga bianca e uscite larghe a tutta velocità. Queste sono le migliori curve che si possono fare. E stessa cosa vale da sinistra verso destra, cioè da questa parte
parte qua. Partendo da sinistra, la cosa funziona un po' diversamente. Vi dovete trovare a metà carreggiata sulla corsia, sulla vostra corsia a sinistra, sulla riga bianca diciamo, e dovete tagliare sulla parte del bosco o quello che c'è, sul prato o quello che vedete sulla vostra destra, tagliando e uscendo larghi. Però in certi casi, sia da destra verso sinistra che da sinistra verso destra, dovete stare sempre sempre attenti a non incontrare pullman, camion, macchine o moto, perché vi possono tagliare la strada. Quindi voi che siete al mezzo più leggero dovete stare attenti quando impostate una curva. Quindi è quasi più sicuro effettuare una curva fatta in questa maniera, da sinistra verso destra, che da destra verso sinistra, perché andando da sinistra verso destra voi partite sì sulla riga bianca in cui rientrate sulla vostra destra e uscite a sinistra sempre sulla riga bianca come avete fatto l'entrata, però riuscite a vedere in quel momento lì se stanno arrivando camion, macchine, pullman e quello che sia. Da destra verso sinistra, cioè dalla vostra estrema corsia, tagliando sulla curva dove c'è la riga bianca e uscendo larghi, nel momento in cui fate la curva sulla riga bianca non sapete se un pullman sta arrivando o non sta arrivando, un camion se sta arrivando o non sta arrivando. Quindi è quasi più sicuro effettuare le curve in questa maniera qui, ma se stiamo non proprio sulla riga bianca ma magari qualche centimetro là, e tenendo sempre il viso, oltre a guardare per terra che non ci sia la ghiaia, ma sempre avanti. E io direi che questo video si può fermare qua. Se avete domande o dubbi scrivetemele qua sotto, che io sono ben lieto di rispondervi e di iniziare questa nuova serie che mi piacerebbe che portassi avanti, perché il ciclismo e lo sci sono i miei sport principali che mi piacciono veramente molto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Iscrivetevi qua sotto al canale che per voi è gratis e per me porterebbe veramente grandi privilegi un domani. Seguitemi su Instagram a roberto.franchi94 e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!